Fare i conti con l'ambiente 2024, 17ª edizione. Oggi siamo in compagnia di Simona Tarrè, consulente e docente esperta di sostenibilità e comunicazione ambientale. Ciao Simona e grazie per essere con noi. Ciao Cristina, grazie, grazie a te. Sono molto contenta di partecipare anche a questa edizione di Fare i conti con l'ambiente, che, insomma, come dico spesso, è un mio evento del cuore. È stato uno dei primissimi festival a eventi a occuparsi di queste tematiche, quindi, insomma, grazie, sono onorata. Come noi. Bene, allora, oggi parliamo delle recenti novità introdotte dall'Europa in tema di comunicazione ambientale. Quindi andrei subito a bomba. Che cos'è il greenwashing e perché l'Unione Europea ha realizzato un'importante direttiva ad hoc su questo tema? Allora, sì, beh, diciamo che intanto il greenwashing è quello che io chiamo l'alter ego cattivo del green marketing, nel senso che il green marketing appunto è positivo, il greenwashing no. Adesso andiamo a vedere il perché. E diciamo che intanto è anche un termine ormai conosciuto sia dagli addetti del settore che non, sempre più persone sanno che cos'è, ma è ancora difficile in alcuni casi riconoscerlo quando ce lo si trova davanti. Ed è, cioè, il greenwashing è in sintesi quel fenomeno che ha iniziato a fare capolino all'interno delle diciamo, strategie di marketing, all'interno delle aziende e organizzazioni, da quando si sono accorte che comunicare l'ambiente, la sostenibilità ambientale e quindi dichiararsi green portava a un miglioramento di profitti e immagini e quindi, diciamo, proprio a un miglioramento di quella che è la brand reputation. Ma diciamo che di fatto si tratta di prodotti, servizi e politiche aziendali non realmente green, è un ambientalismo di facciata, è una finta sostenibilità ambientale, perché quel prodotto, quel servizio o anche appunto la politica aziendale, quindi i valori dell'azienda, sono green solo in parte o non lo sono affatto. Addirittura ci sono vari livelli di greenwashing che vanno appunto dalla semplice omissione di diciamo, elementi importanti che dovrebbero essere dichiarati al vero e proprio inganno. Quindi ci sono appunto vari livelli. E diciamo che in sintesi negli anni, soprattutto negli ultimi anni, a seguito di una presa di consapevolezza maggiore da parte, da un lato dell'opinione pubblica e dall'altro da un aumento delle normative di settore a riguardo da parte dell'Unione Europea col Green Deal, eccetera, quindi un piano strategico più ampio, il greenwashing è diventato da parte delle organizzazioni e delle aziende un fenomeno sempre più dilagante, proprio perché ancora di più questo comunicare un'attenzione al green, alla sostenibilità ambientale e anche alla sostenibilità, diciamo, in generale, quindi tutto quello che è gli elementi ESG, environmental, social e governance, eccetera, sono diventati sempre più importanti. Quindi sì, diciamo che di fatto era importante andare a coprire alcune lacune normative che esistevano sia a livello europeo che singoli paesi, e creando una normativa ad hoc, e questo di fatto l'abbiamo visto con la pubblicazione a marzo della direttiva europea 825, appunto 2024, contro il greenwashing, quindi per contrastare il greenwashing e soprattutto andare anche a regolamentare quelli che sono i cosiddetti green claims, quindi tutte quelle dichiarazioni appunto green. Allora, è ampia, quindi poi magari metteremo il link per chi vuole andare ad approfondire. Però, insomma, innanzitutto è inquadrata all'interno del Green Deal e è entrata appunto in vigore il 26 marzo 2024. Ci saranno, intanto per cominciare, 2 anni per andare ad allinearsi a tale normativa. Quindi diciamo che è sicuramente un punto importante per le aziende, perché andrà a modificare di fatto le modalità di comunicazione su tutto quello che riguarda appunto il green. E inoltre richiede agli Stati membri appunto no, cioè, di adottarla e divulgarla entro il 27 marzo 2026, e di fatto l'obbligo di applicazione parte dal 27 settembre 2026. Quindi intanto queste sono un po' le tempistiche che interessano maggiormente le aziende per potersi preparare e allinearsi a questa nuova appunto direttiva. Che cosa dice? Dice varie cose, poi appunto se qualcuno vuole andare, per chi volesse, può approfondirla, però partiamo da quelle più, diciamo,
importanti, ovvero la regolamentazione vera e propria delle dichiarazioni. Cioè, se oggi funziona che un'azienda può comunicare, prima comunica e poi nel caso ci sono i controlli, e nel caso se c'è il greenwashing, in caso di greenwashing può comunque essere passibile di multa o ci possono essere comunque dei controlli al riguardo, e non c'è appunto una normativa precisa, e in ogni caso la comunicazione prima esce e poi c'è un effettivo controllo. Adesso sarà il contrario: prima di comunicare e di fare una dichiarazione ambientale su appunto un proprio prodotto o servizio, o anche sull'azienda, quindi sulla politica aziendale, eccetera, e ci dovranno essere delle dimostrazioni preventive su ciò che appunto si andrà a comunicare. E cosa sono queste dimostrazioni preventive? Si tratta di vere e proprie prove scientifiche dettate da quelle che sono certificazioni ambientali riconosciute. Anche in questo caso la direttiva spiega quali sono, si va a restringere un po' quelle che sono le certificazioni, quindi da azioni sono tantissime, potranno esserci soltanto quelle riconosciute, quelle più autorevoli e soltanto appunto alcune che la direttiva specifica, e soprattutto basate su quelle che sono eventualmente delle, come dicevo prima, delle prove scientifiche, o meglio delle misurazioni collegate a dei metodi scientifici, come può essere l'LCA, cioè il Life Cycle Assessment, cioè valutare se un prodotto, per poter dire che un prodotto è green, devi considerare l'intero ciclo di vita del prodotto, quindi dalla nascita a quando diventa rifiuto, o ancora meno quando viene appunto immesso in una filiera di economia circolare attraverso il riciclo, eccetera. Tutto questo proprio perché finora magari si parlava di un prodotto green, magari solo perché il packaging era fatto in maniera, conteneva degli elementi riciclati, ma di fatto o il prodotto interno non era green o era solo in minima parte, e di fatto non lo era considerando appunto il ciclo di vita. Quindi diciamo che ci deve essere una certificazione fatta da terze parti che vada a confermare che quello che si sta dichiarando è effettivamente vero, e questo cambia totalmente la modalità di comunicazione, perché ovviamente dover fare un controllo preventivo di quello che si sta dicendo modifica proprio anche le tempistiche di comunicazione e di pianificazione di quello che è sia la strategia aziendale che la comunicazione poi di fatto. Per chi non rispetta queste norme, tutte queste indicazioni, che sono più ampie, poi ripeto metteremo eventualmente il link, ci possono essere multe fino a un 4% di fatturato, e non solo multe, ma proprio un'esclusione vera e propria da tutte quelle che possono essere appalti pubblici, sussidi, fino a un anno appunto di esclusione. E questo diciamo che va a rientrare appunto, come dicevo prima, in quella che è una macro pianificazione, una maggiore tutela alla sostenibilità ambientale, che non è più, ci tengo a dire che la sostenibilità ambientale sta diventando sempre non più solo questione ambientale, ma anche questione sociale, questione di sicurezza. Quindi fino a poco tempo fa veniva considerata un qualcosa per cui le aziende era un costo, ma di fatto si sta rivelando come un investimento a parte delle aziende, ma poi si sta sempre più mescolando a quella che è appunto, si sta andando a fondersi con quelli che sono proprio gli aspetti sociali, perché vediamo che i cambiamenti climatici, che la questione ambientale diventa proprio anche questione sociale. E quindi Simona, secondo te quali benefici apporterà questa nuova direttiva? Ma allora, sicuramente ci sarà una maggiore tutela di ambiente, perché ovviamente se i prodotti sono effettivamente quelli pubblicizzati più green, più attenti alla sostenibilità ambientale, si ha anche una tutela effettiva dell'ambiente, e sicuramente anche a livello informativo le persone saranno più informate in maniera adeguata, quindi esatto, quindi tutela per i consumatori, e perché anche loro ovviamente venivano ingannati ovviamente da questo greenwashing, quindi potranno effettivamente andare a
acquistare un prodotto effettivamente green, se sarà scritto che è green, e anche una maggiore tutela per le aziende stesse, ovvero si andrà a contrastare quella che è una concorrenza sleale, perché se un'azienda effettivamente attenta alla sostenibilità è effettivamente impegnata in questo senso, si ritrova a dover concorrere con quelle che sono delle aziende che anche loro sembrano attente alla sostenibilità ma di fatto non lo sono, questo è un problema di concorrenza sleale. A livello normativo esistono già delle norme appunto legate alla tutela dei consumatori, alla tutela della, cioè a un contrasto alla concorrenza sleale, eccetera, ma come dicevo prima non c'era una normativa ad hoc, e soprattutto in questa direttiva cambia la modalità di fare comunicazione, quindi c'è una sicurezza maggiore. E aggiungo anche quindi una maggiore tutela delle persone non intese come consumatori, ma inteso proprio come sicurezza sociale, perché se, come abbiamo visto, problematiche, dicevo prima, problematiche ambientali sono sempre più problematiche anche sociali, vediamo che cambiamenti climatici, ma non solo, questo va a tutelare anche una maggiore sicurezza, una maggiore propensione e visione di quello che potrà essere un futuro sostenibile, e quindi un benessere delle persone nel futuro. E quindi ovviamente una direttiva molto importante, anche storica, perché pone l'accento su un punto non da poco. Aggiungo una cosa, perché a questo punto spesso viene detto, ma non è che le aziende sono costrette a comunicare il green, questa direttiva potrebbe portare a non comunicare più il green, cioè il green inteso come appunto le tematiche ambientali e la propria sostenibilità ambientale. Esatto, per paura di multe o essere esclusa, eccetera, da eventuali insomma, appalti pubblici, eccetera. Il fatto è che è vero, si vedrà in questa fase di transizione probabilmente che alcune aziende inizieranno a parlare meno di sostenibilità ambientale. Questo è un problema, perché in realtà poi il parlarne è positivo, perché crea un effetto di ovviamente cioè, di contaminazione positiva, di buoni esempi, no? Ma questo si chiama effetto greenwashing, cioè il silenzio verde delle aziende, quando non vorranno più parlarne. Però c'è un'altra questione, a livello normativo viene sempre richiesta di più una, diciamo, un'attenzione a queste tematiche con la CSRD, quindi la Corporate Sustainability Reporting Directive, che abbiamo visto l'anno scorso, con altre normative adesso che stanno sempre più si stanno sempre più evidenziando sulle tematiche green legate appunto al Green Deal. Le aziende, cosa succede? Se non dimostrano di essere sostenibili dal punto di vista ambientale, si autoescludono da quello che è il mercato, perché il greenwashing, così come appunto il greenwashing era per aumentare i clienti, oggigiorno non è più solo per i clienti, cioè l'attenzione alla sostenibilità ambientale non è più rivolta ai clienti soltanto, ma a tutta una serie di stakeholder che possono essere eventuali investitori. Per poter accedere ad alcuni appunto prestiti o altro è necessario avere determinate caratteristiche, quindi comunque anche per essere scelti da investitori che puntano su determinate aziende con determinate caratteristiche legate appunto a parametri ESG, ma non solo investitori ma anche quelli che sono i dipendenti, le risorse umane, sempre più persone scelgono di lavorare per aziende che hanno determinate caratteristiche, oppure anche ad esempio la filiera, tutto quello che è i partner aziendali, anche in questo caso si sceglie di lavorare con partner di un certo tipo, o la scelta di fornitori, si scelgono fornitori di un certo tipo che hanno dei parametri di sostenibilità ambientale reale, e soprattutto perché sempre più aziende si rifanno a dei rating di sostenibilità, quindi per avere un punteggio alto e accedere a tutta una serie di diciamo punteggi e diciamo mercati e eccetera, devono avere punteggi di un certo tipo, perciò vanno ad escludere le aziende che non hanno questi parametri. Perciò ok, l'effetto greenwashing in questa fase potrebbe anche essere possibile, ma non credo che sia una strategia vincente per le aziende, ecco. Quindi insomma, questo ci tenevo a precisarlo. Essere un primo effetto transitorio, ma che poi andrà facilmente all'esame. Sì, esatto. Sì, esatto. La sostenibilità per me è un po' quello che è stata la sicurezza in passato.
o la qualità, ecco, veniva inizialmente considerata come un costo, come una questione, una cosa problematica, e poi è entrata di fatto nella normativa ed è una cosa scontata. Poi ancora oggi non sempre viene, non viene fatto ovviamente in maniera perfetta, è tutto perfettibile, però insomma siamo in fase di transizione, per cui la sostenibilità adesso ancora in alcuni casi considerata più un costo che un investimento, ma ripeto, in questa fase di transizione si sa, ma sempre più aziende la stanno iniziando a capire che in realtà è un investimento e anche una tutela per l'azienda stessa. Doveva coincidere anche con un cambiamento di mentalità, chiaro? Sì, proprio un cambio di paradigma anche a livello aziendale soprattutto, quindi sì. Invece, come ultima domanda, ti chiedo quali aziende, quindi diciamo, quali aziende saranno soggette a questa direttiva? Sì, allora diciamo tutte le aziende tranne le microimprese non saranno soggette, proprio perché insomma sarebbe insomma un po' particolare come almeno al momento non sono soggette, però tendenzialmente anche le PMI o comunque le aziende più piccole, ecco, dovranno rendersi allinearsi appunto a questa direttiva. Quindi è una direttiva abbastanza che include insomma molte organizzazioni. Sì. Va bene. Allora io ti chiedo se hai una, diciamo, qualcosa che vuoi dire a conclusione generale. Ma sì, diciamo che questa direttiva è una direttiva che stiamo aspettando già da un paio di anni, appunto il suo iter, e l'aspettavamo proprio perché chi come me lavora nel settore da anni, adesso io sono 15 anni nello specifico, e abbiamo visto tanti casi di greenwashing e di aziende che per solo magari un progetto green si pensavano di essere sostenibili e magari si piantava un albero e allora l'azienda è sostenibile. Oggigiorno non basta più piantare ad esempio un albero, bisogna piantare tanti alberi e poi, ad esempio ovviamente, nel senso che bisogna fare tanti progetti ambientali reali, magari non legati solo sulla compensazione di CO2 ma sulla riduzione di CO2, perché dopo si apre anche tutto un altro macro tema, e crederci veramente, perché le aziende che non sono realmente allineate a questo nuovo paradigma iniziano un po' ad avere, insomma, in questa fase di transizione ancora non se ne accorgono, però inizieranno ad avere, insomma, prima si preparano e meglio è, perché saranno pronte per quando poi il mercato chiederà, appunto, visto che siamo a fare i conti con l'ambiente, chiederà il conto, ecco, quindi soprattutto l'ambiente chiederà il conto, e insomma questo sì, quindi che ormai sono sempre più esigenti sotto questo punto di vista. Sì, sia le normative, ma proprio anche il pianeta stesso lo stiamo vedendo con i cambiamenti climatici, quindi spesso ancora non si capisce come queste tematiche siano legate al nostro quotidiano, anche banalmente alla spesa che costa di più, a delle produzioni, perché poi molte aziende iniziano ad avere problemi di produzione perché cambia il clima, quindi cambia tutta una serie, oppure l'approvvigionamento di materie prime, perché cambiando, essendoci problematiche ambientali, cioè il mondo è globalizzato, quindi si arrivano anche da noi queste problematiche. Io poi sono dell'Emilia Romagna, quindi ho vissuto tutta la questione alluvione, che tra l'altro c'è stata l'anno scorso proprio in concomitanza di fare i conti con l'ambiente, quindi proprio in questo periodo, e iniziamo a vedere come veramente inizia a essere proprio una questione economica anche, e la tutela della sostenibilità, che lo si dice da anni, però adesso si iniziano a vedere gli effetti un pochettino più ravvicinati, non si parla più dell'orso polare che è lontano da noi, quindi non si capisce l'effetto dello scioglimento dei ghiacciai, eccetera, ma lo vediamo proprio nel nostro quotidiano. Anche le aziende iniziano a vedere che è proprio una questione anche di rischio, anche fa parte, la sostenibilità inizia di fatto a entrare in tutto, diventa un fattore da tenere in considerazione anche in quello che è il cosiddetto risk management, quindi insomma ci sarebbe tanto di cui parlare, ma di fatto se ne parla da anni, quindi le aziende diciamo che è importante che si preparino proprio per essere al passo coi tempi, dopotutto fa parte del mercato, chi ha visione generalmente
alla vita un pochettino forse più, poi non è detto, però insomma più in linea con quello che richiede il mercato, e l'imprenditore o l'imprenditrice che magari non colgono il cambiamento possono forse avere un po' più di rallentamenti, ecco, quindi insomma. Ti ringrazio per il tuo intervento e ti saluto, è stata molto interessante e speriamo che questo cambiamento avvenga il più presto possibile e che tutti si rendano conto che è un cambiamento utile per il pianeta e comunque utile anche appunto ai fini proprio pratici delle aziende. Esatto, e anche alle persone, quindi pianeta e persone vanno insieme, questo si inizia però, si sta iniziando a capire, quindi è Siamo positivo. sulla buona strada. Esatto. Grazie mille. Ciao Simona, buon lavoro. Grazie a te Cristina e altrettanto buon lavoro.